Qualche giorno fa a Taranto c'è stata l'assemblea congressuale Ancipuglia e l'elezione del presidente del consiglio regionale dell'Ancipuglia. Abbiamo qui con noi Anna La Medica, una delle candidate elette al consiglio regionale dell'Ancipuglia. Prima di tutto, congratulazioni. Quale sarà il suo obiettivo da raggiungere per il quale si è candidata? Allora, intanto grazie per le congratulazioni e se mi permetti prima vorrei fare un ringraziamento diciamo a tutto il partito Fratelli d'Italia che mi ha dato questa possibilità, cominciando dal livello cittadino il coordinatore Michele Di Virgilio, quello provinciale Galeazzo Bignami e naturalmente Gian Nicola De Leonardis che è il vicepresidente del Consiglio regionale, nonché l'onorevole Gian Donato La Salandra e la senatrice Anna Maria Fallucchi e Marcello Gemmato. Era doveroso fare questo ringraziamento. Far parte della Ancipuglia è una grossa responsabilità, ma è anche una grossa opportunità perché dà la possibilità di portare su un tavolo regionale quelle che sono le problematiche, quelle che possono essere diciamo i problemi a livello locale, in modo tale che il livello regionale ne tenga conto e le possa a sua volta partecipare ai livelli nazionali. ANCI, Associazione Nazionale Comuni, secondo lei quale sarà il futuro per i piccoli borghi? Allora, nell'ANCI sono anche rappresentati i piccoli borghi, infatti nell'ANCI nel Consiglio regionale fanno parte anche il sindaco, ad esempio, di un comune proprio di un piccolo borgo. Penso che il futuro dei piccoli borghi è fare rete e proprio diciamo sui Monti Dauni c'è effettivamente un'associazione tra i vari comuni che sta portando dei buoni frutti, quindi penso che sia questo il futuro, cioè fare rete per far sì che questi borghi abbiano delle infrastrutture e quindi abbiano modo di vedersi poi rivalutati a livello nazionale. C'è tanta attesa per l'apertura della nuova sede di Fratelli d'Italia, quando secondo lei sarà inaugurata? Allora ci sono dei piccoli lavori che si stanno svolgendo in questi giorni, quindi sicuramente dopo Pasqua ci sarà l'inaugurazione. Grazie. Grazie a te.